solo in Gesù trovi la pienezza. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buongiorno carissimi amici. Accogliamo anche oggi il Vangelo secondo Matteo. Lo leggiamo dal capitolo 5, versetti 17 fino al 19. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà gli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Amen». Carissimi amici, abbiamo iniziato proprio lunedì, in questa decima settimana del tempo ordinario, a rileggere da capo, al capitolo 5, il Vangelo secondo Matteo. E come anche ieri sera, durante la seconda puntata del seminario online Gesù e i quattro Vangeli, noi abbiamo visto che per comprendere il Gesù di Matteo è necessario comprendere chi era Matteo, a quali persone stava scrivendo. Perché non scrive a dei catecumeni, a dei pagani, come Giovanni Marco a Roma ha scritto il Vangelo per persone che venivano da un ambiente dove non era presente il Dio di Israele e chiaramente nemmeno Cristo. Matteo scrive a comunità, a persone provenienti da un ambiente giudaico, osservavano la legge, pregavano lo Shema Israel, pregavano i profeti, attendevano il Messia e avevano poi incontrato il Messia. Matteo deve far vedere, deve certificare che tutto ciò che era contenuto nell'Antico Testamento si riferiva a Gesù. Ecco perché Gesù dice in questo discorso della montagna: «Non sono venuto ad abolire la legge o i profeti», perché gli uditori, che non siamo noi, ecco perché oggi senza questa introduzione non capiamo il Vangelo del giorno, questa pagina del Vangelo. Possiamo dire tante cose che non c'entrano nulla con il contesto storico-culturale in cui Matteo è inserito. Queste persone attendevano il Messia, un Messia promesso da secoli, figlio di Davide, della tribù di Giuda. Lo attendevano e, avendo incontrato Gesù di Nazaret, che aveva cambiato la loro vita, però avevano bisogno anche di prove, di certificazioni. Matteo le sta fornendo, perché è stato un uditore, un chiamato diretto da Gesù, dal Maestro. E quando è stato a contatto con lui, Matteo, il pubblicano, pensate, Matteo vede che tutto ciò che era scritto prima di Cristo, dai profeti, dalla legge, viene adempiuto perfettamente in Gesù. Ecco perché Gesù dice: «Io sono venuto a dare pieno compimento, a portare la pienezza». Che cosa dice a noi il brano di oggi? Che non conosciamo la legge, o la conosciamo davvero molto poco, la legge del Deuteronomio, tutto ciò che gli ebrei pregano giorno dopo giorno. Gesù è il compimento della nostra vita. In Lui noi troviamo la pienezza. Quante volte nella società di oggi, nel nostro mondo, nelle nostre corse, nelle nostre ansie, noi cerchiamo chi riempie il nostro cuore, chi mette pace ai nostri sentimenti, al desiderio che abbiamo dentro di noi, alla frenesia della vita. Cerchiamo situazioni, persone
Matteo ci dice, Gesù è la tua pienezza. Matteo, che ha fatto questa esperienza, era esattore delle tasse, viveva bene, non gli mancava nulla, aveva tutti gli agi possibili, ma era un traditore nei confronti del popolo di Israele. Matteo dice, in Gesù tu sei soddisfatto appieno, in Gesù puoi riempire i tuoi vuoti, in Gesù trovi un senso della tua vita. Questo è il Vangelo di oggi, questa è la pienezza che solo Cristo ci può dare. Accogliamola, apriamo il nostro cuore e diciamo grazie Gesù, perché parli direttamente e personalmente alla mia vita. Io oggi voglio accoglierti, Signore, voglio accoglierti come la perla preziosa, come il tesoro che è venuto per me, per dare un senso a tutto ciò che io faccio, a ciò che io sono. Grazie Signore Gesù, io scopro anche oggi in te qual è la mia identità, appartenere ad un maestro come te, seguirti e avere la gioia piena. A te la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, lo slogan di oggi è solo in Gesù trovi la pienezza, solo in Lui trovi un senso alla tua vita, trovi la gioia vera. Vi invito, se non avete visto la serata di ieri sera, potete ancora iscrivervi sul nostro sito web e incontrerete in questo Matteo Levi voi stessi, amati da Gesù così come siete. E tutto ciò che siete viene trasformato da Lui e reso bello. Questa è l'esperienza di Matteo e l'esperienza del discepolo di Cristo. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao. Thank you.